signor Presidente della Regione, signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi tutti, sono qui oggi a illustrare la mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 del 2007. Mozione che è firmata da 18 consiglieri e che mi indica quale candidato alla presidenza della Regione. La mozione inizia affermando, consci dell'attuale preoccupante situazione politica regionale, caratterizzata da un sostanziale immobilismo dell'azione amministrativa che ad oggi impedisce di fornire risposte adeguate ai tanti problemi che affliggono la nostra Valle d'Aosta. E aggiungo, e questo immobilismo succede in una situazione di crisi economica, occupazionale e sociale, che ha sicuramente il punto di partenza in una crisi culturale, di valori, di identità, ideali di tutta la nostra popolazione, di cui noi siamo l'espressione. Crisi che porta a una sfiducia nelle istituzioni e verso noi tutti, e cerchiamo di rappresentarla. Se questa è la premessa, la conseguenza politica è ovvia, direi obbligatoria. Di fronte a questa realtà è necessario avere una maggioranza. E questa 18 dei 18 che sottoscrivono questa mozione si pone come un accordo di consiglieri che condividono un programma, urgenze, è un progetto che nasce nell'ambito e nella tradizione autonomista che alcuni hanno già siglato come progetto politico. E tutto questo, questa mozione, come ha ben detto la consigliera Morelli, che ringrazio, nasce dopo un lungo cammino di confronti, di incontri, di discussioni. Una maggioranza che dovrà essere in grado di dialogare, di fare sintesi, per far sì che il progetto comune raggiunga risultati utili per risolvere i problemi della nostra regione. Non si può governare da soli, ci si deve fidare ed affidarsi ai compagni di cammino, avendo la capacità di mediare nel decidere senza mortificare nessuno. E queste sintesi non possono essere altro che il frutto di un dialogo, di un confronto permanente, perché è il dialogo che consente il cambiamento. E forse è stato questo errore di metodo, permettetemi, che ha interrotto il progetto della Giunta Spelgatti. Se molti dei suoi alleati se ne sono andati, per questo anche noi, è perché non si poteva più costruire nulla, pur nel rispetto delle capacità e della dedizione di chi c'era. Il nostro quindi si presenta prima di tutto come un progetto di responsabilità, ma anche di concretezza per affrontare le decisioni da prendere e che sono non più rinviabili. Si poteva andare subito a elezioni? Sì, noi non siamo contrari a richiamare l'urgenza alle urne. Ma bisogna approvare un bilancio per evitare l'esercizio provvisorio della Regione e poi elezioni con questa legge elettorale? Probabilmente si sarebbero dovuti fare in seguito quelle anze e sintesi che si possono fare ora. E poi i costi, ma soprattutto le persone, la nostra gente, che ci dice sapete solo litigare, mettetevi d'accordo. Non è vero poi, questo voglio sottolinearlo con grande forza e penso di averlo dimostrato, che non è vero che questi 18 si sono messi d'accordo per il potere o per la spartizione di potere. È troppo semplice dire così. Prima il potere e le spartizioni non c'erano, adesso invece dovrebbero esserci. Anche perché voi tutti che siete qui, tutti, vi rendete conto di quanto sia difficile in questo momento prendersi delle responsabilità. È più facile non prendersene. Ci siamo riuniti soprattutto per un senso di responsabilità verso la comunità in un momento di crisi istituzionale e di urgenza, come ho già detto. Ma
Abbiamo anche introdotto, permettetemi, quella che è emersa in questi mesi di discussione, eccetera, come una grande novità, non solo per noi, ma speriamo per tutti i cittadini valdostani. La novità è quella di riscoprire la necessità di un nuovo accordo di tutti quelli che hanno la base dal centro del loro percorso politico l'ideale dell'autonomia. Ideale che poi è attenzione al singolo abitante della Val d'Aosta, di quello che vive nel più piccolo paese delle nostre montagne, che non è un numero, e anche se uno solo merita lo stesso rispetto di quelli che abitano in delle grandi città, e merita i servizi che hanno quelli che sono nelle grandi città. E questo è un richiamo soprattutto alla situazione sanitaria, che noi abbiamo sempre tutti sostenuto e spinto. Déjà vu si dice, i vecchi si rimettono insieme, i vecchi ritornano, ma è facile dirlo. Io penso che i vecchi ritornano giovani se si riscoprono in un bel accordo e capiscono che si possono superare i personalismi con il dialogo e raggiungere una sintesi per essere utili e risolutivi. La novità è quella di un accordo tra forze autonomiste e porta con sé, come tutte le novità meditate e ragionate, sicuramente una positività, e di questo ne sono sicuro. Per questo senso di responsabilità e, permettetemi, di amore verso la nostra gente, abbiamo a suo tempo lasciato il nostro lavoro e siamo entrati in questa amministrazione. Non siamo politici di professione né opportunisti. Il vecchio progetto può quindi diventare nuovo, può rigenerarsi dopo un'esperienza di divisione che non è stata positiva per nessuno. Ecco perché abbiamo capito di poter portare ora quel cambiamento che con altre strade non è arrivato. Però, come ha detto la consigliera, la Presidente della Regione Spelgatti, nel suo discorso di insegnamento alcuni mesi fa, e sottolineo anch'io, lasciateci lavorare e giudicateci poi su quello che faremo. Il nostro discorso sulla difesa dell'autonomia non è formale ed è comune sicuramente non solo a noi, ma anche ad altre forze politiche che non sono in questa mozione di Digio. Di questo ne sono profondamente convinto. L'autonomia quale strumento per rendere concreta e responsabile l'azione di autogoverno è il perno attorno al quale ruota il programma che sottoponiamo alla vostra attenzione. Vogliamo promuovere, rilanciare e arricchire l'autonomia della Valle d'Aosta per rendere la nostra regione un luogo migliore, credendo nella sussidiarietà, nella forza della comunità e nel confronto finalizzato al bene comune. L'autonomia è un bene di tutti. Per tutti. Il nostro quindi vuole essere un governo che affronti nel rispetto e nel solco delle prerogative autonomistiche che vogliamo difendere, in primis, le emergenze. E le emergenze sono l'approvazione del bilancio regionale 2019-2021, che è ora una priorità per dare certezza di risorse ai diversi settori, e lo affronteremo subito già. Domani, se saremo lì. Ma sono urgenze anche la revisione della legge elettorale regionale, la legge per le elezioni comunali, la legge per il sistema delle autonomie, l'azione per garantire la rappresentanza della Valle al Parlamento europeo, la modifica della norma in materia di finanza locale. Così come sono obiettivi primari la riorganizzazione della fiscalità, al fine di incoraggiare le assunzioni e rilanciare l'economia, la destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio regionale allo sviluppo economico, il mantenimento delle azioni di sostegno per il ricorso al credito del sistema produttivo valdostano, la creazione dell'ente unico di promozione con l'obiettivo di valorizzare adeguatamente il territorio e le sue peculiarità, attraverso la concentrazione delle risorse già disponibili, la semplificazione dei servizi ai cittadini e alle imprese,
tramite la riforma della prestazione regionale che porti alla riduzione dei tempi di risposte, l'attuazione di politiche attrattive per i professionisti del settore sanitario, il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio, lo sviluppo della medicina di montagna. Se queste sono le urgenze, signori consiglieri, il nostro programma guarda anche al futuro, perché abbiamo la pretesa di voler governare con attenzione e lungimiranza per dare prospettive solide alla Valle d'Aosta. Noi conosciamo i problemi, perché siamo qui da un po' di tempo. Non abbiamo bisogno di apprendistato, questo può essere positivo, può anche avere dei lati negativi. Noi abbiamo imparato in questi mesi confrontandoci, eccetera. Il nostro operato deve essere diverso, deve cambiare. E tornando al principio della necessità di dialogo, crediamo sia fondamentale per guardare al domani riprendere il confronto con il territorio, partendo dai comuni, dando voce ai sindaci, che sono la prima generosa, grande espressione del sistema a cui guardiamo. Un sistema che deve ritrovare nella prossimità con i cittadini la sua accezione principale. Un sistema che vuole dare concretezza alle esigenze di chi vive nelle nostre valli. Il territorio è la nostra vera risorsa, vi è l'esigenza di salvaguardarlo attraverso una puntuale manutenzione, attraverso la creazione di una struttura coordinata per la sua gestione e di conservare il nostro patrimonio naturale nella prospettiva dello sviluppo ecosostenibile. Territorio che è mantenuto vivo dai nostri agricoltori. In questo momento il mondo agricolo ha bisogno di certezze. Proporremo quindi l'avvio di tavoli di confronto sulla futura programmazione europea di sviluppo rurale da condividere con altri territori montani, al fine di giungere alla semplificazione del sistema dei pagamenti a favore degli agricoltori. E su questo abbiamo bisogno di dialogo chi ha affrontato e gestito queste difficili situazioni fino ad oggi. E anche la necessità di coniugare le politiche ambientali con quelle turistiche al fine di garantire sostenibilità, potenziando la rete dei sentieri e la ciclabilità. Così come sarà importante valorizzare in termini economici le ricchezze paesaggistiche, culturali, linguistiche, anche attraverso il rilancio del patrimonio culturale, materiale e immateriale, con l'integrazione e gli interscambi culturali. Migliorare il nostro turismo significa rafforzare anche la nostra rete viaria, che va inquadrata in un sistema di trasporti pubblici integrato ferro-gomma, con biglietto unico, oltre che intervenire nella risoluzione del problema dei costi dell'autostrada. Occorre poi riorganizzare l'aeroporto affinché diventi nuovamente punto di riferimento anche per gli appassionati del volo in montagna. Il lavoro e lo sviluppo economico sono al centro. Vanno sostenute con azioni di politica attiva, sia preventiva, e di sostegno per persone e imprese, con l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, rendere univiche e coordinate le politiche regionali per l'occupazione, con misure per lo sviluppo delle imprese nei nuovi mercati e per la crescita e la competitività del lavoro artigiano e delle piccole imprese. Pensiamo, deciderà il Presidente del Consiglio di chiedere l'istituzione in breve di una commissione speciale per CIVA per affrontare rapidamente il problema tutti insieme dal punto di vista tecnico per non far perdere ulteriore tempo. Ma questo governo dovrà affrontare tra le tante emergenze, la situazione del casinò, che è una grande emergenza. In questi ultimi mesi la situazione dell'azienda è precipitata al punto che oggi lo spazio per assumere decisioni politiche è quasi pari a zero. Questo Consiglio regionale ha rivendicato lo scorso luglio e anche a settembre le azioni che andavano messe in campo per evitare la drammatica situazione che purtroppo oggi stiamo vivendo. La Valle d'Aosta rischia in questo momento di perdere un'azienda che produce ancora in modo significativo un importante fatturato e ha ricadute sull'occupazione e sull'indotto economico che ancora garantisce soprattutto nei territori vicini. Oltre a questo, la nostra regione sta sicuramente su questo subendo un grave attacco allo statuto,
autonomie. La priorità di tutti deve essere la salvezza del casinò, questo ne siamo sicuri. Ma per farlo abbiamo pochissimo tempo e ad oggi esiste una sola e immediata possibilità. Lo dico dopo essermi confrontato a lungo con tutti i membri della futura eventuale maggioranza. L'immediata possibilità è la rimodulazione dei contenuti dell'accordo sindacale siglato nel luglio del 2017. Una rimodulazione che deve indicare una forte riduzione dei costi del personale. In relazione ad altre possibilità che sono apparse nei giorni scorsi sugli organi di stampa, in maniera superficiale e poco rispettosa dello stato d'animo dei lavoratori e delle loro famiglie, questa maggioranza sta facendo e farà tutte le valutazioni possibili per raggiungere in questo breve lasso di tempo lo stesso obiettivo. La nostra comunità ha bisogno di vedere accresciuto il senso di sicurezza attraverso la legalità, il presidio e il controllo del territorio. Il nostro welfare, che è già unifico, deve essere comunque riorganizzato adottando un unico percorso di sostegno a favore delle persone e delle famiglie in condizioni di disagio socio-economico per superare l'attuale frammentazione e sovrapposizione di aiuti, così come è necessario rendere più performante il modello esistente di conciliazione lavoro-famiglia e soprattutto di attenzione ai disabili e agli anziani, che sicuramente sono una peculiarità del nostro sistema di welfare che noi vogliamo mantenere, potenziare. Pensiamo quindi e lavoreremo a una misura unica come risposta di semplificazione alle esigenze, consci che è necessario riorganizzare ed ottimizzare i servizi di welfare. Per quanto riguarda il servizio sanitario, la nostra intenzione è renderlo più efficace, rafforzando l'assistenza ospedaliera, ma soprattutto l'assistenza territoriale. In ospedale si sta sempre meno, i ricoveri sono sempre più brevi, e allora diventa fondamentale dare un'assistenza territoriale, che non è facile in Val d'Aosta, come ho detto prima, ma che va fatta per la dignità di ognuno, anche di quello che vive nell'ultimo paese, proseguendo la fattiva collaborazione con l'ASL. Obiettivi da perseguire: migliorare qualità nei servizi, un maggior numero di medici specialisti e soprattutto la riduzione delle liste d'attesa. Infine, i giovani, che sono, lo sappiamo tutti, il nostro futuro, ma non vogliamo essere formali su questo. Ma pensiamo qui che la formazione fondamentale per il futuro della nostra comunità vada sicuramente accentuata e meriti particolare attenzione. Per creare loro delle opportunità e crescere la loro apertura sul mondo occorre insistere sul nostro modello scolastico bilingue, fondato sulla nostra storia di paese francofono, ma anche occasione di ricchezza e di scambio interculturale, integrandolo col tessuto economico della regione in una prospettiva di sviluppo delle competenze. Le politiche giovanili, è una novità questa che introdurremo, devono dialogare con l'istituzione, con l'istruzione, ovviamente con le scuole, per analizzare e governare la dispersione scolastica. Questi i punti essenziali del nostro governo. A interpretare queste linee programmatiche propongo la seguente squadra di governo. Mauro Baccega alla carica di Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali. Stefano Borello alla carica di Assessore alle Opere Pubbliche, Territorio, Edilizia Residenziale Pubblica. Chantal Sertan alla carica di Assessore all'Istruzione, Università, Istruzione, Politiche Giovanili, Università e Ricerca. Luigi Besci alla carica di Assessore agli Affari Europei, Politiche del Lavoro, Inclusione Sociale e Trasporti. Enzo Testolini alla carica di Assessore alle Finanze, Attività Produttive e Artigianato. Albert Chatrian alla carica di Assessore all'Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale. Laura Vienne alla carica di Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali. Indico inoltre quale vicepresidente della Regione il consigliere Renzo Testolini.
Sono queste le nuove aggregazioni funzionali che ci sembrano utili a garantire sinergie e maggiori risultati, per evitare burocrazia e conflitti di competenze tra i vari uffici. La revisione delle deleghe assessorili si è basata su una riorganizzazione funzionale dell'amministrazione regionale con lo spostamento di dipartimenti che nulla va a intaccare sulla rodata azione esistente. In particolare non abbiamo spostato gli uffici, ma previsto un coordinamento tra questi, sempre più importante. Abbiamo unito, come avete visto, il turismo, l'agricoltura, i beni culturali e lo sport. L'esigenza chiesta da tempo di avere maggiore raccordo e sinergia tra i vari settori che rappresentano il prodotto Valle d'Aosta e le sue eccellenze è rappresentata dalla scelta di aver unito i tre dipartimenti che si occupano dei suddetti settori, con l'obiettivo di affinare e rilanciare il brand Valle d'Aosta attraverso una univoca produzione e valorizzazione delle strategie e delle azioni da mettere in campo, grande sfida sulla quale si basa una parte importante del futuro anche economico della nostra valle. Se crediamo nelle potenzialità del nostro turismo, diamogli tutte le carte da giocare. Le politiche del lavoro con gli affari europei, l'inclusione sociale, sono per noi un'aggregazione molto importante, perché l'importanza dell'inclusione sociale della famiglia è nota e pertanto la nostra azione sarà rivolta alla promozione e sviluppo delle stesse anche attraverso l'istituzione dell'Agenzia per la Famiglia in questo assessorato, che comunque collaborerà con tutti gli altri. Penso sia particolarmente importante questo, concettualmente importante, togliere le politiche familiari nella loro programmazione dai servizi sociali vuol dire significare che la famiglia non è un soggetto da assistere solo, ma è soprattutto un soggetto attivo, propositivo, come dice già l'articolo 20 della nostra legge sulla famiglia. L'istruzione, l'università, la ricerca alle politiche giovanili con l'obiettivo di revisionare e proporre un sistema normativo efficiente, innovativo e performante per la scuola professionale e per evitare soprattutto una dispersione scolastica che è molto importante. Inoltre ci proponiamo di programmare l'adeguamento del patrimonio di edilizia scolastica in modo innovativo e radicato nel contesto territoriale, di garantire alla scuola valdostana innovazione e progresso da un punto di vista didattico, pedagogico, tecnologico e al rispetto del plurilinguismo. Promuovere un sistema educativo di istruzione e di formazione organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell'autonomia. Favorire e adeguare le politiche giovanili che possono coinvolgere e far partecipare i giovani nella costruzione del piano e della programmazione. Quanto riguarda l'Università Valdostana, la nostra intenzione è promuoverla e sostenerla, al fine di sviluppare una sempre maggior collaborazione tra il territorio e i centri accademici di ricerca a livello italiano e internazionale. Favorire la promozione dell'identità valdostana a beneficio dell'intera comunità dal punto di vista culturale, economico e sociale. Abbiamo voluto ricreare, e ci sembrava molto importante, l'assessorato all'ambiente, collegandolo alle risorse naturali e al corpo forestale, consapevoli che il territorio è la principale risorsa della nostra regione e in quanto tale deve essere protetto e valorizzato in un'ottica di sostenibilità. Il sistema dei parchi, delle zone protette, la cui funzione è la salvaguardia della biodiversità, dovrà contribuire sempre più al progresso delle comunità. I cambiamenti climatici in corso, le loro conseguenze sull'assetto idrologico devono essere al centro di un'azione amministrativa lungimirante, a cui il corpo forestale dovrà continuare a contribuire in modo determinante, svolgendo un ruolo di prevenzione, di fermazione e di corretto accompagnamento delle attività economiche. La filiera del legno dovrà essere esplorata nelle sue molteplici grandi possibilità, con conseguenze positive sulla stabilità dei versanti, ma anche sulla peripietà legate all'artigianato e all'edilizia. La gestione dei rifiuti dovrà tendere sempre più verso una politica rifiuti zero, in
in cui dovranno trovare corso le linee guida regionali volte a uniformare le modalità di raccolta, al riconoscimento dei comportamenti virtuosi e alla tariffazione puntuale. Il Corpo Forestale Valdostano dovrà però ancora chiaramente continuare a dare il suo apporto al sistema della protezione civile, che non può prescindere da quella conosciuta e approfondita conoscenza che gli uomini della Guardia Forestale hanno del territorio montano, ma soprattutto delle sue genti. Ma vorrei aggiungere infine, come caratteristica specifica, il nostro governo deve essere aperto al dialogo con le altre forze politiche rappresentate in Consiglio. Sarà infatti il dialogo sui programmi, sulle idee, sui progetti che potrà consentire alla Val d'Aosta di uscire dalla crisi politica ed economica. Un dialogo basato soprattutto sul rispetto delle persone e delle idee altrui. Un dialogo che nasce dalla capacità di porsi dal punto di vista dell'altro, un dialogo costruttivo dal quale possano maturare le nostre ragioni, che sono le ragioni anche della Val d'Aosta, ragioni che vogliamo rappresentare anche a livello nazionale e che crediamo debbano essere poste con maggiore forza e convinzione anche sul piano europeo, che è determinante per il nostro futuro, il nostro sviluppo. Faremo quindi nostra la proposta delle regioni a statuto speciale, che rivendicano un seggio di rappresentanza nell'emiciclo di Strasburgo, consapevoli, ma molto consapevoli, che le politiche di Bruxelles devono trovare nelle regioni attori forti e preparati. È un vecchio sogno, una circoscrizione solo per la Valle d'Aosta, per gli europei. Invitiamo tutti a continuare su questa strada così importante per raggiungere questo scopo. Invitiamo tutti a un dialogo, è una frase vi assicuro non formale, è una sfida per la maggioranza, questa, ma sicuramente anche per l'opposizione. Il Jahr ist ein Diktat, das sieht, perché un enfant grandisse, il faut tout un village. Le un de même pour notre vallée, perché notre autonomie s'épanouisse, il faut toute notre communauté. Pour retrouver cet esprit de communauté, a fait la force de la vallée, il est nécessaire, d'autant plus dans le contexte socio-économique actuel, d'unir nos forces entre élus et citoyens en regardant au-delà de notre jardin et récupérer une vision collective alimentée par la solidarité et la coopération. Nous pouvons le faire tout ensemble. Pour faire en sorte que tout citoyen et toute citoyenne soient pris en charge. Pour ce faire, nous devons être à l'écoute des uns et des autres. Il faut de l'engagement, de la volonté et du courage. Ensemble, nous devons transformer notre région en laboratoire de renaissance, un lieu de valorisation des talents et des énergies. Nous avons la chance d'être déjà une communauté avec une identité et des traditions culturelles bien enracinées. Travaillons donc dans ce sillon, travaillons à ce que notre communauté soit unie dans ses intentions. Faisons en sorte que les valeurs, la sagesse et les capacités soient combinées et déclinées au nom du bien commun. Voilà mon souhait, dans l'espoir que le gouvernement qui va naître aujourd'hui puisse trouver des adhésions, des convergences nécessaires pour regarder au-delà, pour programmer le futur de notre vallée. Ringrazio fin d'ora i colleghi consiglieri che faranno parte di questa squadra, anche con ruoli diversi, ma che avranno tutti, dico tutti, una stessa dignità e responsabilità. Un grazie anche ai colleghi che, anche se seduti sui banchi dell'opposizione, sapranno cogliere nei provvedimenti che porteremo in quest'Aula la bontà dei nostri intenti e vorranno dare il contributo a favore di tutta la collettività che qui rappresentiamo. È un governo istituzionale, come vi ho detto, di responsabilità per superare l'emergenza con uno sguardo concreto ai problemi esistenti.
ma soprattutto sarà un governo di dialogo. Su questo giocheremo in questi mesi, sia io che tutti i 18, la nostra affidabilità e credibilità. Sappiamo che sarà una grande sfida, ma lo è per tutto il Consiglio regionale. Grazie.